Allora, sì, buongiorno a tutti, sono Manuel, benvenuti sul mio canale YouTube che si chiama Manuel Tarocchi Spiritualità. Allora, quest'oggi siamo pronti per continuare con la nostra rubrica del giorno per andare a vedere come potrebbe andare la nostra giornata di oggi, 22/7/2020. Allora, ho deciso di nuovo di cambiare tarocchi. Ho preso questi, il Tarot Roma. I tarocchi romantici, in inglese non lo so pronunciare bene, però sono i tarocchi romantici. Guardate che sono belle. Il di dietro è questo. Poi ho preso come carta consiglio, ho preso gli angeli custodi di Dorian Virtue, le carte degli angeli custodi di Dorian Virtue. Comunque, lo scatolo dei tarocchi è questo. Dietro pure. Quello degli angeli custodi di Dorian Virtue invece è così. Di dietro è così. Ok. E poi ci sono i nostri inseparabili. Gli angeli del cuore, sempre di Dorian Virtue, che di dietro sono così. Allora andiamo ad iniziare, ragazzi. Come potrebbe andare la giornata di oggi? Di 2/7/2020 per tutti quelli che guarderanno questo video sia su Facebook che su YouTube. Andiamo a smazzare. Fante di spade, va bene. Fondo mazzo invece che abbiamo? Abbiamo il 6 di denari. Ok. Andiamo a vedere quale carta ci vogliono dare. Quarto di denari capovolto. Così. Ve la faccio vedere così, così al dritto, così potete capire anche voi che carta è. Allora, sono scritte troppo piccole, ragazzi. Mi devo comprare una nuova verbogramma per migliorare l'inquadratura. Questa indicata del mio PC fa un po' schifo. Allora, praticamente, adesso vediamo cosa ci dice. Allora, in questa giornata, per alcuni di voi che hanno già il lavoro, siccome quando la carta del 4 di denari esce a dritto è la carta sì della stabilità, ma può essere anche la carta della noia e della routine, quindi c'è dell'affosciamento, c'è nel senso della perdita di energia, di vitalità, nel senso, no? Di volontà di fare le cose, quindi, no? Praticamente. Allora, se riuscite a vedere lo sguardo, però in questi tarocchi è un po' diverso il significato, perché lo vedete la faccia della raffigurazione della carta della donna come beata, tipo, che sta tranquilla e nella pace, non nella serenità, perché ha raggiunto la sua stabilità sia economica che, diciamo, cioè, di vita quotidiana, no?
Quindi in questo caso è uscita capovolta, quindi nella giornata di oggi con il 4 di denari capovolto possiamo sia riscontrare alcuni dei verbi con qualche collaboratore, fornitore, se abbiamo specialmente nella un'attività che siamo noi soli, i dipendenti, no? Quindi molto probabilmente con questo 4 di denari capovolto. Inoltre, ci possiamo sentire anche, diciamo, all'interno nostro, dentro, abbiamo, possiamo sentire delle sensazioni tipo di, come dire, di non riuscire a, blo di blocco, la parola giusta, di blocco, di non riuscire a concludere quello che noi vogliamo, no? Ci potrebbe anche essere con il 4 di denari capovolto la possibilità anche di qualcuno che ci può creare intralcio a livello lavorativo. Quindi per la giornata di oggi si parla solo di questioni lavorative, problemi a livello lavorativo. Molto probabilmente anche questa carta capovolta, il 4 di denari, può rappresentare uno stato di nervosismo, alterazione eccessiva della persona, perché molto probabilmente può essere, si può venire a conoscenza di alcune situazioni che non ci fanno piacere, come a dire ad esempio se in questa giornata c'è qualcuno che ci deve dare dei soldi praticamente. Ne può venire meno. Se aspettiamo una promozione, questo può tardare perché il 4 di denari capovolto può essere anche indicata come una carta di rallentamento, non di diciamo di fine, ma precisamente si occupa anche di rallentamento, di rallentamento dell'evoluzione della situazione in positivo praticamente, no? Quindi per chi invece non ha lavoro per molti invece prima di passare per chi non ha lavoro in questa giornata se lavorate sotto dipendenti, cioè siete dipendenti di una azienda di una società diciamo che non è vostra, che non siete i titolari praticamente e sta a significare che praticamente c'è diciamo la volontà anche di cambiare lavoro perché alcuni titolari diciamo che non potrebbero potreste venire, diciamo che potreste venire a conoscenza di, non, di alcuni che non, che non rispettano i patti, diciamo, no? Cioè, per esempio, siete stati assunti con un tot di ore, cioè la domenica potete riposare, invece adesso il contratto può essere modificato, cioè potreste scoprire che siete anche. Siete anche stati reagitati in certi casi, no? Quindi oggi state molto attenti nelle questioni lavorative. Inoltre, con questa carta, il 4 dei denari capovolto, ora posso parlare per chi non lavora. Per chi non lavora, molto probabilmente ha perso il lavoro che gli piaceva, quindi ci può essere anche. Può essere anche una carta di fallimento, non lo volevo dire, ma lo devo dire per correttezza, lo volevo dire. Come lo devo dire per forza? Come ad esempio fallimento intendo dire, cioè il non riuscire a portare a termine una cosa. Ad esempio, se lavorate in proprio e scusate, fate dei lavori manuali tipo come carrozziere, meccanico, idraulico, eccetera, eccetera, no? Che avete a che fare con delle persone
Potresti chiedere del tempo per cercare di aggiustare qualche problema che si è presentato all'improvviso, no? Perché può essere una carta anche di ritardi, di consegne, ritardo di consegne, cioè che in poche parole dovete prendere del tempo per non fare brutta figura. Cioè, oggi sarà proprio per molti di voi saranno delle giornate un pochettino sarà una giornata dura da affrontare, no? Allora, per chi non lavora invece, stavo dicendo, cioè si sente impossibilitato di riuscire a trovare un lavoro perché non ha sostegno. Alcuni che hanno figli, sono sposati, devono mantenere la famiglia. Possono avere anche dei pensieri molto brutti e pensare di fare cose che è meglio non discutere qui, fuori dalla legalità sto parlando. Mi fermo qui. Quindi, cioè, ci possono essere anche questi pensieri perché non lavora, no? Perché non riesce a svolgere il suo compito di padre, perché è padre o ha una famiglia, cioè. E si deve essere consapevole che si hanno delle responsabilità maggiori nei confronti di uno scapolo. Io sono scapolo ancora per poco, spero, ma ci stiamo lavorando, però comunque ancora per poco sono scapolo. Comunque, quindi tralasciando questa battuta, chi ha delle responsabilità familiari si sente più a dovere, diciamo, nei confronti dei figli, e quindi in questa giornata si possono incontrare ulteriormente delle questioni, delle problematiche. Ah, inoltre, il 4 di denari, e concludo, è una carta che può raffigurare anche l'incapacità gestionale del denaro, cioè lo sperpero, il non dare il giusto valore, ecco, ai soldi. Questo è. Quindi datevi una frenata per chi consuma troppi soldi e ha dei vizi, no? Il 4 di denari è lo sperpero. Per alcuni vizi, quindi datemi una regolata e poi tutto andrà per il verso giusto. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire gli angeli come carta consiglio. Allora. Allora, posiamo queste intanto che non ci servono più. Ok. Le carte degli angeli di custodia adesso. Allora, cari angeli, io invoco e vi chiedo di dare ulteriori carte a consiglio per la mia rubrica del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, 22 7 2020, per tutti quelli che guarderanno questo video sia su Facebook che su YouTube. Grazie, grazie e ancora grazie. Allora, 6 di emozioni, infatti. Primo taglio, 6 di coppe capovolto. Fondomazzo, asso di abbondanza capovolto. C'è asso di denari capovolto. Allora, adesso andiamo a vedere cosa ci vogliono dire le carte. 7 di cuore, 7 di emozione. Guardate che bello, guardate. Allora, andiamo adesso a vedere cosa vuole dire. Cosa vuole dire? Allora, gli angeli ti chiedono di prendere
un'importante decisione che stai rimandando. È probabile che tu sappia bene cosa scegliere, ma che stia prendendo tempo per non ferire qualcuno. Chiedi il consiglio al cielo. Poi fai la scelta più in armonia con la tua vera essenza. Allora, praticamente, per questa carta gli angeli ci stanno dicendo praticamente di pensare bene, di riflettere, perché il 7 è una carta di pensieri, ma in sé per sé, prima cosa principale, invita alla riflessione, cioè inoltre il 7 di cuori è anche una carta di illusione, quindi per ricollegarlo alla carta della giornata, il consiglio della giornata è quindi doveroso da parte mia dirvi che dovete riflettere in questa giornata, no? Perché praticamente è come se state rimandando un qualcosa, oppure se vedete che non potete risolvere la questione, cioè dovete cambiare metodo di strategia, dovete scegliere la mossa vincente, no? Praticamente, inoltre il 7 di cuori è anche una carta, come ho detto prima, di pensieri, no? Pensieri negativi o emozioni negative all'interno di voi. Quindi molto probabilmente molti di voi, anche a livello emotivo, sono presi abbastanza negativamente in questa giornata. Appunto, se ricolleghiamo a 4 di Danari capovolto, per le questioni che vi potrebbero succedere, sarete un po' alterati a livello di stato personale, diciamo, no? Sarete un po' troppo nervosi, ma questi problemi sono dovuti, secondo gli angeli, a vostri pensieri o azioni commessi anche in precedenza, diciamo, no? Quindi è una cosa che è una questione, sono degli errori in pratica che avete commesso in precedenza, però che ancora siete legati in un certo senso con un filo conduttore che vi riporta sempre allo stesso punto. Quindi gli angeli in questo caso vi stanno dicendo di tagliare alcuni legami e di cambiare visione anche di certe situazioni, metodo di vedere la vita, no? Perché il 7 un 7 di cuori è una carta che rappresenta anche l'illusione, in un certo senso anche il non voler accettare una determinata situazione, sia a livello sentimentale che a livello economico. Quindi probabilmente dovete stare molto molto attenti e prendere un po' di tempo per gettare via tutti i pensieri negativi, diciamo, e fare in modo che così potete eliminare queste energie negative che avete accumulato durante questo tempo e riniziare di nuovo da capo, rimettervi in gioco, diciamo, no? Prendere di nuovo la fiducia in voi stessi e continuare ad andare avanti. Allora, adesso andiamo a vedere l'ultima carta degli angeli del cuore. Come ho detto, nel quarto di denari ci può essere anche una persona che mi prende in giro, non rispetta i patti praticamente, no? Quindi il 7 di cuori, quello degli angeli custodi, si specchia anche in questo. Cioè, l'illusione d'amore, il credere di essere troppo creduloni, ecco tutto. Allora, andiamo a vedere cosa dicono gli angeli del cuore. Cari angeli, vi invoco e vi chiedo di dare l'ultima carta che chiude questa sera della mia rubrica nel giorno, per la giornata di oggi. Benvenuti.
22/7/2020 per tutti quelli che guarderanno questo video sia su Facebook che YouTube in ambito sentimentale. Volevo uscire questo, è caduta. Allora, inganno. Allora, no, questa la facciamo uscire perché è caduta e adesso continuiamo a mescolare per vedere cosa ci dice. Un'altra carta. Allora, questa la teniamo come prima carta e poi. Ok, andiamo a smazzare. Andiamo a vedere, ecco, prima di tutto ama te stesso capovolto. A posto. Allora, con la carta dell'inganno e poi c'è prima di tutto, ama te stesso. Allora andiamo per gradi, prima uno e poi l'altro. Allora, inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. State molto attenti, ragazzi. Allora, a livello sentimentale, con questa carta dell'inganno, guardatela. Molto probabilmente ci sono stati dei problemi con i vostri partner che hanno portato anche all'allontanamento, perché alcuni di voi hanno già scoperto, diciamo, che la persona a cui che pensavate poteva essere la persona giusta vi ha ingannato. Quindi o anche voi cioè in questa situazione avete potuto sbagliare a fare qualcosa nei confronti della persona che vi sta accanto. Quindi state molto attenti nella giornata di oggi, che potreste venire a conoscenza di alcune cose che credevate anche che non poteva succedere, diciamo, no? Che po potevate essere ingannati. Quindi, se vi trovate a contatto con una persona specialmente da poco, questa carta vuole dire che state conoscendo una persona che si sta falsificando, si sta mascherando, si sta nascondendo. Quindi, molto probabilmente state credendo di conoscere una persona che non è realmente lei. Allora, comunque, per queste situazioni, già guai. Allora, per queste situazioni a livello sentimentale, cioè state con i piedi per terra. Allora, se già a livello sentimentale avete dei dubbi, no? Come se c'è una voce interiore all'interno di voi stessi che vi dice: guarda che questa persona è così, guarda che questa persona, quello che ti fa vedere non è vero, no? Queste sono le percezioni, le sensazioni che voi sentite dentro, però siccome non sapete in un certo senso, o non volete, per essere più precisi, ascoltare il vostro cuore, state fingendo di non sapere, o di voler continuare una cosa perché siete proprio curiosi diciamo, di sbattere la testa proprio quando proprio vedete che la situazione era realmente come pensavate voi. Allora, inoltre, questa carta dell'inganno, ve la faccio rivedere per chi non l'avesse vista, può significare anche, in alternativa, che siccome molti di voi a livello sentimentale sono stati ingannati,
E quindi non, per la brutta delusione che hanno subito, non riescono a fidarsi della persona che hanno accanto, cioè la nuova persona che stanno conoscendo. Quindi ci sono dei pensieri molto negativi che ancora riportano al passato. Quindi dovete fare solo una cosa, dovete cercare di chiudere praticamente qualsiasi tipo di legame a livello sentimentale che avete avuto nel passato che vi ha fatto soffrire. Questi pensieri o queste ancora vibrazioni energetiche che vi portate dentro li dovete eliminare, perché altrimenti se anche la persona è molto brava ed è proprio una santa che voi avete, diciamo, solo le fissazioni mentali che quella persona vi può tradire, anche come siete stati traditi. Quindi in questo caso dovete eliminare questi blocchi a livello sentimentale, perché voi avete il cuore chiuso, molti di voi, no? Anche se quelli che non hanno, sto parlando quelli che non hanno un rapporto sentimentale. Quindi, siccome sono state ingannate, quindi sono state tradite, sono state delusi, e quindi non riescono a restaurare un altro rapporto con un'altra persona, sia uomo che donna che sia. Allora andiamo a vedere la seconda carta. Ecco, prima di tutto ama te stesso. Ecco, il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Allora, in questa carta gli angeli, per concludere, vi stanno dicendo che dovete iniziare a riprendervi cura di voi stessi. Soprattutto dovete tornare a credere nelle vostre capacità, in quello che praticamente siete in grado di offrire a livello sentimentale, perché molti di voi sono delle persone che hanno molto da offrire, ma per colpa delle esperienze negative che hanno subito in passato a livello sentimentale, non, appunto, come ho detto prima, non riescono ad avere fiducia più nel lavoro, non riescono ad amare praticamente, hanno il cuore chiuso. Invece voi dovete praticamente ritornare a vivere. Allora, per alcuni di voi che sono invece in coppia, state molto attenti. Prima di tutto, amate stesso. Quindi in questo caso dovete darvi precedenza prima voi e poi l'altra persona. Non dovete pensare: ma chissà come andrà, se ci posso provare, ma mi vuole bene, ma perché fa così? Tutte queste domande a livello energetico negative, non vanno altro che influire negativamente nella costruzione basilare del rapporto sentimentale. Quindi prima pensate a voi stessi, poi pensate agli altri. Dovete pensare ad essere felici a voi stessi, cioè dovete pensare prima a voi e poi agli altri. Praticamente non mettetevi sempre in prima persona: dai, tanto ci sono io, ti aiuto io, qua, di qua, di là. Questo no, perché prima dovete pensare a voi stessi. Avete visto l'inganno, no? L'inganno. Quindi può essere che molte persone di voi, del vostro buon cuore, se ne stanno approfittando e stanno credendo che siete anche stupidi, tra virgolette, non in senso offensivo, ma stupido nel senso che siete troppo buoni di carattere e quindi si stanno prendendo gioco di voi. Quindi state molto attenti, mettetevi al primo posto e poi vi dedicate agli altri. Allora, per questa anche rubrica del giorno, per questo video è tutto. Per chiunque volesse contattarmi per qualsiasi informazione, può scrivere un'email a nelo84231@gmail.com oppure sulla mia pagina Facebook che si chiama Magia Non Solo, o direttamente vi potete scrivere, se vi fa piacere, sul mio gruppo Facebook che si chiama Magia Non Solo. Allora, se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi fa piacere, siete benvenuti. Vi aspetto. L'importante è che attivate la campanella e lasciate mi piace. Al prossimo appuntamento con il video di domani. Ciao ciao.